Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata. Sì. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa puntata, molto corta. E questa puntata è uscita grazie a un nostro iscritto che si chiama De Fabrizio Best, che ci ha dato la soluzione a molti problemi. Uno dei, appunto, il problema principale è l'errore Java Virtual Machine, che praticamente avviene ad alcuni con il launcher. Allora, questo ragazzo ci ha detto che funziona anche per quelli che hanno Java 32, quindi è una scoperta fantastica, specialmente per quelli che con Launcher non potevano giocare ai modpack. Quindi lo ringraziamo tantissimo e adesso vi farò vedere più o meno il procedimento per poter migliorare la situazione e per levare questo error. Allora, andate su Start, principalmente, col destro sul computer, o risorse del computer, dipende da Windows che voi avete. Proprietà. In questo caso io ho la schermata normale, andrò su impostazioni di sistema avanzate, variabili d'ambiente, e dove dice variabili di sistema ne aggiungete una nuova e mettete i dati che vedete nel foglio. Java option, così, con tutte le maiuscole con i trattini, deve essere preciso così. E gli mettete quanta memoria deve prendere, ma non è memoria RAM, ragazzi. Aspettate che non me la incolla così, non so perché. Ok, qui non si incolla. La ripassate precisa, minuscole e maiuscole tutto. 212 m. In questa maniera il vostro Java appunto avrà come variabile XMX512, nel senso avrà più memoria dedicata, perché di norma sono 126 e 252, mi sembra roba del genere. E invece con 512 gli date molta più memoria, molta più banda, e quindi non vi dovrebbe fare l'errore dello Java Virtual Machine, specialmente con il System 32, appunto con l'architettura 32 bit. Quindi dovreste riuscire anche a far funzionare i modpack. Quindi questo è tutto, ringraziamo ancora il ragazzo che ci ha aiutato e speriamo che riusciate almeno a risolvere questo problema. Alla prossima, ragazzi!